Benvenuti a breve la nona puntata di Tempo Scaduto, è periodo natalizio e come sempre si parla di isola pedonale, ci sono i commercianti e i cittadini favorevoli, così come quelli contrari. Parleremo anche di Rambla, così come a Barcellona, anche qui c'è una proposta per allargare l'isola pedonale e arrivare fino alla dogana e fare come alla Rambla a Barcellona. C'è anche la proposta di dare a tutti i commercianti un aiuto attraverso il microcredito. Parliamo anche del costo alto e eccessivo che c'è per il suolo pubblico, insomma tutte tematiche che riguardano il commercio, che è uno dei settori trainanti della nostra città. Questo e tanto altro a breve, tempo scaduto. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax. Ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini. Un giaciglio confortevole per i nostri amici a quattro zampe. Il luogo giusto per distendere i muscoli e svuotare la mente. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopio Flex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi analergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito, con dispositivo medico per usufruire di detrazione fiscale. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopio Flex. Motostore di Nino D'Arrigo, concessionaria Honda per Messina e provincia. Ritorna il mito 125, 150, 300. È sempre SH, il più amato ed ammirato. Nuovi modelli tecnologici e sicuri, con accensione Smart Key e luci a LED in pronta consegna, in tutti i colori che vuoi e dalle migliori condizioni. Minimo anticipo e piccole rate a tasso zero per 48 mesi. Motostore, assistenza totale, ricambi originali. Lo sai, dove si lavora con il sorriso. In via Maddalena 118. Casa Musicale San Filippo, dal 1921, la gioia di vivere la musica. Ricchissimo assortimento di ogni genere di strumenti musicali, accessori ed editoria. Accoglienza, professionalità ed esperienza al servizio di ogni musicista di qualsiasi levatura. Per Sicilia e Calabria scegliete da noi il pianoforte preferito e la consegna sarà gratuita. La Casa Musicale San Filippo, oltre alla vendita in negozio, è anche ben organizzata per le vendite a distanza. Consultate il nostro sito www.sanfilippomusica.it. Portare a termine il vostro acquisto sarà semplicissimo. Per tutti i nostri clienti, finanziamenti e pagamenti rateizzati a tasso zero. Visitateci, siamo a 100 passi dalla stazione centrale. Casa Musicale San Filippo, ditta di eccellenza nazionale. Via La Farina 69, Messina. Fin dal lontano 1939, il panificio Masino Arena rappresenta un punto di riferimento nella produzione di prodotti da forno messinesi. Un'accurata selezione delle materie prime ed un costante aggiornamento garantiscono al cliente l'eccellenza sulla propria tavola. Da noi puoi trovare, oltre alla produzione tipica, il pane di Tumminia e tanti altri tipi di pane preparati con grani antichi siciliani. Inoltre puoi gustare la focaccia messinese o in tanti altri gusti, i rustici della nostra tradizione ed una vasta produzione di dolci da forno e di lievitati tradizionali, come panettoni e colombe. Non esitare, vieni a trovarci. Siamo in via Consolare Pompea 162, Sant'Agata Messina. Panificio Masino Arena. Quando la tradizione incontra la qualità.
Come abbiamo detto nell'anteprima, ci occuperemo dell'isola pedonale e periodo natalizio. Come sempre, da 15 anni a questa parte si è parlato dell'istituzione di questa isola pedonale in Via dei Mille, che è stata molto richiesta da molti commercianti, ma anche osteggiata da altri commercianti e dai cittadini. L'isola, l'idea di un'isola pedonale nasce addirittura a metà degli anni 90 con l'amministrazione Bonsignore, che istituisce una prima forma di isola commerciale che parte da Piazza Gairoli e arriva fino sul Via d'Europa. Un'isola che però sarà temporanea, verrà riproposta poi negli anni successivi, ma poi per un periodo scomparirà. Finché non si arriva nel 2003, quando l'associazione Mille Vetrine, che raggruppa alcuni dei commercianti delle Via dei Mille, decide di proporre appunto un'isola commerciale proprio nella Via dei Mille. Una idea nuova che chiaramente viene dalla coscienza dei commercianti, che sono consapevoli, diciamo, che dal 2008 c'è una crisi molto forte e quindi vogliono cercare di incrementare il commercio anche attraverso l'istituzione di questa isola pedonale. Ma non solo, perché comunque l'isola rappresenta anche uno spazio dove portare i bambini, uno spazio dove passeggiare. Chiaramente in una città dove sono veramente pochi spazi sociali e aggregativi, questa poteva essere un'idea positiva. E proprio per questo viene portata avanti questa idea. Si pensa anche poi di organizzare delle iniziative, delle attività collaterali per interessare le persone, per farle arrivare appunto in questa isola pedonale. Nel 2003 quindi viene istituita nel periodo natalizio ed è un successo, almeno inizialmente, con chiaramente pareri discordi anche già da subito fra i commercianti che sono favorevoli, i commercianti che si sentono esclusi perché non fanno parte della Via dei Mille e quelli che sono contrari, e anche lo stesso per i cittadini. Naturalmente poi negli anni successivi questa esperienza viene riproposta fino ad arrivare nel 2013-2014, quando l'isola viene prorogata per diversi mesi, si parla dell'istituzione di un'isola permanente e si parla anche della possibilità di fare un'isola anche nel periodo estivo. Questa proposta viene proprio sempre dall'Associazione Mille Vetrine perché si ritiene che sia possibile, attraverso questa istituzione di un'isola nel periodo primaverile estivo, riuscire ad attirare anche i turisti. Come sappiamo, Messina è una delle prime città per quanto riguarda il crocierismo e quindi questo tipo di turismo, e quel periodo è un periodo dove effettivamente tantissimi croceristi scendono nella nostra città per visitarla, però pochi arrivavano appunto nella zona centrale del commercio, quindi praticamente la via San Martino, Piazza Gairoli e Via dei Mille, e appunto con l'istituzione di questa isola si cerca di raggiungere anche questo target, questo obiettivo, e di fare in modo che anche nel periodo estivo, nel periodo primaverile, si faccia questa isola pedonale. Per un periodo effettivamente questa viene istituita, poi però dopo un certo periodo di tempo viene dismessa questa isola pedonale, e c'è anche un'ipotesi diversa, che è quella del centro commerciale naturale. Anche questa è un'idea che viene inizialmente proprio dall'Associazione Mille Vetrine, anche perché si parla da tempo di questa istituzione di questo centro commerciale naturale, che in altre città, sia all'estero che anche in Italia, da tempo già esiste. Come sappiamo, ad esempio in Inghilterra ci sono i cosiddetti district o distretti in italiano, che vengono utilizzati proprio dal punto di vista commerciale, e quindi si crea in una determinata area della città un agglomerato di esercizi commerciali per cercare di far vedere il cuore pulsante dell'economia e far diciamo, arrivare poi chiaramente con dei servizi, con delle iniziative proprio i cittadini lì per acquistare, per fare lo shopping. Chiaramente il centro commerciale naturale molto spesso non ha niente di naturale, nel senso che sono delle idee che vengono già poste in precedenza proprio per creare questo tipo di centri naturali. Così come un'idea diversa è chiaramente quella del centro commerciale, che come sappiamo negli ultimi tempi ha preso veramente sopravvento in molte città, centro commerciale che però si basa sulla edificazione di alcuni edifici e su una struttura dove a capo c'è un direttore commerciale che, diciamo, organizza tutte le attività del centro commerciale stesso. Il centro commerciale naturale dovrebbe essere una cosa diversa, organizzata proprio per fare spaziare all'interno di determinate vie, di determinate aree, più persone e creare appunto dello shopping, ma non solo. Dagli anni 90 in poi c'è un'immobilità da parte delle istituzioni pubbliche per la realizzazione di questi centri commerciali naturali e si creano diciamo, delle sperimentazioni, finché si arriva finalmente, soprattutto al nord, ma anche ora piano piano anche al sud d'Italia, a questa istituzione di questi centri commerciali naturali, che sono preordinati da delle associazioni, da dei consorci, che gestiscono quello che sono le iniziative di marketing,
di sviluppo e tutte le varie attività che devono appunto raggruppare questo centro commerciale. In Sicilia c'è una legge, anzi due leggi, la legge numero 10 del 15 settembre 2005 e la numero 21 dell'8 novembre 2007, che prevedono appunto l'istituzione di questi consorzi di imprenditori che hanno, diciamo, sono dei consorzi che sono consorziati proprio per nei centri storici per creare delle iniziative comuni di marketing, per formare delle attività che possono attirare quante più persone possibili e siano organizzate proprio per attirare le persone all'interno di questo centro commerciale naturale. Al di là di questo, abbiamo visto come proprio quest'anno, diciamo, a Messina c'è stata l'istituzione della peronizzazione della Via dei Mille, ma c'è stata anche da parte dei commercianti una certa voglia di partecipazione. Abbiamo visto come l'associazione Messina in Centro ha realizzato gli addobbi proprio a Piazza Airoli, anche per sopperire alle mancanze dell'amministrazione che, proprio per carenza di fondi, non è riuscita a portare avanti determinate politiche. E vediamo appunto come si è sviluppata in questa intervista Lino Santoro, appunto presidente dell'associazione Messina in Centro. Vediamo. Per mancanza di risorse del comune rischiavano di saltare le iniziative natalizie e gli addobbi di Piazza Cairoli nel centro di Messina. Ma grazie all'aiuto di alcune associazioni e imprenditori privati è stato possibile installare l'albero di Natale, la ruota panoramica e portare avanti alcuni progetti. Vediamo l'intervista a Lino Santoro, presidente associazione Messina in Centro. Abbiamo fatto da sé, sono stato aiutato da un gruppo di imprenditori, in parte portato dal dottor Francesco Barbera. Diciamo che ci siamo riusciti. Comunque, voglio dire che è vero che il Comune non ci ha dato soldi, però ci ha dato tanti servizi. Ma la vostra idea di isola pedonale invece qual è? La mia isola personale è Piazza Cheroli, Viale San Martino. Cosa chiedete all'amministrazione per quanto riguarda il suolo pubblico? Il suolo pubblico, che la COSAP deve ritornare a canoni dove si può pagare e pagare tutti, anche perché io sono un imprenditore che sinceramente pago veramente tanto. Ci sono altre isole pedonali nella città e eventualmente creare una sinergia fra queste isole si potrebbe fare? Ma secondo me si può fare quello che si può fare, non si deve fare quello che per forza si deve fare. Se dovesse dare un consiglio all'amministrazione? Piazza Cheroli, Viale San Martino, se no riaprire tutte le strade perché noi stiamo veramente morendo, siamo in un deserto. Benvenuti a questa nuova puntata nella quale parleremo di isola pedonale e in generale anche di viabilità. Insieme a noi abbiamo il consigliere comunale Nicoletta D'Angelo di Ora Messina, il consigliere comunale Salvatore Serra di La Lega con Salvini, il consigliere comunale di Libera Me, Alessandro Russo. Iniziamo subito con Alessandro Russo, al quale andiamo a fare la domanda fondamentale. Lei era fin dall'inizio favorevole all'isola pedonale, perché? Sì, ero favorevole, come lo sono sempre stato negli ultimi anni quando si è parlato di isola pedonale, perché è un'occasione appunto per dare spazi di vita al centro della città. Poi si può discutere sulle forme, se quelle temporanee sono quelle più giuste, individuarle in certi spazi piuttosto che in altri, ma comunque sul criterio e sull'obiettivo penso che non ci sia da lacerarsi, ecco. E quindi per questo ho sostenuto questa È battaglia. stato favorevole perché diciamo che anche negli anni passati c'è stato o perché proprio ha una sua idea di quello che può essere il commercio? No, l'isola pedonale dovrebbe essere comunque un obiettivo che va oltre il commercio in sé, diciamo, no? È un obiettivo di vivibilità, cioè restituire degli spazi che attualmente sono utilizzati dalle automobili alla fruizione collettiva, quindi ai pedoni e alla vivibilità della cittadinanza. Quindi su questo, diciamo, io sono pronto a discutere e a confrontarmi. Diciamo che complessivamente abbiamo anche uno storico di quello che è stata l'isola pedonale, per cui tutto sommato già sappiamo quelli che sono i benefici che comunque ci sta dando a questa città. Diciamo che andrebbe fatta un'isola pedonale permanente in città e pensata molto meglio rispetto a quella che è quella natalizia che abbiamo individuato sulla Via dei Mille, perché quella è pur sempre una chiusura temporanea, non è una vera isola pedonale, però lì dove sono state applicate le politiche che prevedono delle isole pedonali, in realtà ci sono stati dei risultati in termini di vivibilità, in termini di miglioramento della qualità della vita, e quindi anche Messina potrebbe obiettivamente raggiungere questi risultati. Bene, dopo vedremo le motivazioni nello specifico. E ora Gianluca ci racconterà un'altra parte della storia.
Come abbiamo detto prima, quando si parla di isola commerciale, in particolare dell'isola commerciale di Via dei Mille, c'è stata sempre una parte di commercianti che è stata avversa a questo tipo di iniziativa, sia per il tipo, la tipologia di attività che questi commercianti svolgono, che secondo loro è penalizzata proprio dall'istituzione della pedonalizzazione della Via dei Mille, sia perché molti non hanno visto, diciamo, i risultati sperati nella pedonalizzazione della Via dei Mille e quindi si sono sentiti un po' scavalcati dalle istituzioni che hanno deciso di rifare sempre questa pedonalizzazione e sono detti contrari da sempre, diciamo, a questa pedonalizzazione. Alcuni di loro si sono riuniti in un comitato, hanno fatto anche un ricorso al TAR. Questo ricorso al TAR ha avuto poi un esito positivo, anche perché a un certo punto c'era stata nel 2014 una proroga dell'isola pedonale, si era parlato appunto di istituirla per più mesi e si era parlato poi a un certo punto di istituire sia Viale San Martino che la Via dei Mille. Se non che, diciamo che mentre la istituzione dell'isola a Piazza Gheroli era stata decisa nel piano generale del traffico urbano, quella della penalizzazione di Viale Mille era stata soprattutto una decisione della giunta di allora, che era la giunta Corinti, che più volte aveva prorogato appunto questa decisione di penalizzare la Via dei Mille. Il ricorso appunto vince anche grazie a questa, appunto, questa diversificazione che c'era stata, perché il TAR spiega che appunto mentre la penalizzazione permanente che c'era stata appunto a Piazza Gheroli era stata decisa e era stata inserita nel piano generale del traffico urbano, quella della penalizzazione invece di Via dei Mille non era avvenuta in questo modo e quindi si decide di togliere completamente la Via dei Mille e di lasciare soltanto Piazza Gheroli. Nel frattempo l'associazione Mille Vetrine aveva presentato anche un ricorso al TAR incidentale cercando di ribaltare la situazione, però lo stesso TAR non aveva ritenuto significativo, ecco, questo ricorso incidentale e quindi aveva dato ragione ai commercianti no isola pedonale. Chiaramente fra questi, fra chi diciamo, era contrario all'isola pedonale, c'era anche l'ex consigliere Giuseppe Di Schitta, l'ex consigliere comunale, che era, oltre che avvocato, era proprio avverso come, diciamo, come rappresentante politico a questa soluzione. Chiaramente chiede addirittura diciamo, che l'assessore di allora, che era l'assessore Cacciola, si dimetta, perché era l'assessore che più di tanti aveva chiesto appunto che si prorogasse l'isola pedonale in Via dei Mille e cioè, nasce poi un dibattito politico fino a che l'amministrazione Corinti cerca lo stesso di riproporre la pedonalizzazione di Via dei Mille e lo stesso Di Schitta presenta ben 250 emendamenti chiedendo appunto, rimarcando appunto quella che era stata la decisione del TAR, quindi chiedendo che non venga più istituita e cercando di bloccare appunto l'attività dell'amministrazione che voleva ripedonalizzare chiaramente l'isola e renderla anche permanente. Quindi a questo punto, diciamo, c'è un'impasse politica fino a che poi l'amministrazione rinuncia alla pedonalizzazione di Via dei Mille, quindi dopo un periodo molto lungo, quindi stiamo parlando di 13-14 anni, si ferma appunto la pedonalizzazione di Via dei Mille. Trischitta continua a ribadire che la colpa è naturalmente dell'amministrazione e dice anche che si poteva trovare una soluzione perché loro avevano proposto la pedonalizzazione soprattutto a Piazza Gheroli e sul Viale San Martino e avevano chiesto che la penalizzazione di Viale Mille fosse, rimanesse soltanto per alcuni periodi dell'anno. L'amministrazione, secondo l'ex consigliere comunale, aveva insistito per forza a realizzare questa penalizzazione in Via dei Mille e quindi dallo scontro era nato poi il ricorso legale e poi anche lo scontro politico. Chiaramente Trischitta chiede anche all'amministrazione di non presentare ricorso e propende per un accordo proprio per riproporre questa isola pedonale. Sappiamo che nel frattempo nascono anche altre associazioni, altre piccole micro isole pedonali, fra cui appunto c'è quella là vicino a Piazza Duomo. Anche qui nascono dei malcontenti fra chi è d'accordo e chi non lo è per la pedonalizzazione dell'area pedonale, di queste aree pedonali, soprattutto perché molti commercianti chiedono che non rimangano delle strade chiuse, ma che si realizzi appunto all'interno di queste isole pedonali delle attività per attirare appunto con delle manifestazioni più gente possibile. Adesso vediamo cosa ne pensa di questo e anche del brand Messina, che chiaramente è qualcosa di importante sia per l'amministrazione sia per i commercianti per cercare di valorizzare l'identità della nostra città. Carmelo Picciotto, il presidente della Confcommercio Messina. Sentiamo. Tra le isole pedonali che ancora arrancano per numero di iniziative e progetti, quella di Piazza Duomo nel centro storico a Messina.
Il presidente Confcommercio di Messina, Carmelo Picciotto, lancia tuttavia alcune idee e rimarca l'esigenza di fare rete per crescere tutti insieme. Sentiamo. Ma l'amministrazione ovviamente sta impegnandosi per tentare di uscire da una situazione di straordinaria e di emergenza, sta cercando di passare a un'organizzazione ordinaria. È complicato, è complesso, però sono convinto che la città piano piano ritornerà a essere una città normale. Qual è la situazione dell'isola pedonale a Piazza Duomo? Ma l'isola pedonale a Piazza Duomo ovviamente, diciamo, da molti anni è abbandonata, a parte qualche iniziativa di qualche privato che tenta di, attraverso anche un complicatissimo regolamento di occupazione suolo, di dare bellezza e di dare, come dire, importanza a una situazione monumentale che ovviamente è importante. E con moltissima difficoltà, anche perché i monumenti che ci sono sono lasciati dal sistema istituzionale al degrado. Questo è un altro grosso problema. La bellezza potrebbe diventare un fatto che porta economia, ma se tutto quello che c'è è abbandonato, i privati da soli non ce la potremo fare mai. Ritiene che facendo rete si possa finalmente rilanciare questo brand Messina? I commercianti stanno cercando di organizzarsi in maniera importante. Noi abbiamo per esempio in Confcommercio organizzato un'app che sta cercando di offrire prodotti di rete. Ovviamente, ripeto, c'è bisogno immediatamente di passare a un tavolo pubblico-privato che possa andare nella direzione di offrire una città che veramente merita di essere conosciuta da milioni di turisti, e oggi così non è. Russo, quindi diceva prima, creare una situazione nella quale queste non rimangono soltanto delle strade chiuse e anche creare, diciamo, una forma di animazione. Cosa si potrebbe fare in questo senso? Sulle isole pedonali, quelle temporanee come quella di Natale, come stanno già allestendo gli organizzatori dell'Associazione Mille Vetrine, tante attività musicali e soprattutto specifiche per l'attività natalizia, no? Quindi legate a questo tipo di festività. In generale, se l'isola pedonale è strutturata bene sul territorio, a parte che si potrebbe fare un arredo urbano degno di questo nome, e quindi magari parificando il livello del marciapiede con il livello della strada, così che i commercianti possano anche investire stabilmente con l'occupazione del suolo e delle estensioni sul territorio, appunto, dell'isola, delle proprie attività commerciali, si può verificare anche immaginando delle attività in strada stabilmente, perché diventa a tutti gli effetti un luogo da vivere, non soltanto uno spazio chiuso per passeggiare. Perché effettivamente quello che è anche la mia idea, insomma, di isola pedonale dovrebbe essere anche un posto proprio dove ci sono queste manifestazioni, dove ci sono questi spettacoli, qualcosa proprio di organizzato che crea anche un intrattenimento, insomma, un richiamo. Esatto, e questo accade un po' in tutte le città dove le isole pedonali sono stabili, diciamo, e non soltanto legate alle attività natalizie. Quelle là sono isole che hanno ovviamente queste qua, diciamo, di Natale hanno una maggiore fruizione di tipo commerciale, e quindi in questa fase si privilegia questo tipo di attività. Sul lungo periodo, se invece poi riusciremo a fare anche a Messina una isola pedonale stabile, si può immaginare anche che le attività, per esempio l'associazionismo che fa teatro, che fa musica, si possa appropriare di questi spazi per fare delle attività musica, di teatro, di intrattenimento, chiamiamolo così. Invece lei, D'Angelo, fin dall'inizio non è stata d'accordo e poi addirittura nel momento in cui c'è stata la votazione non ha votato per la delibera. Come mai? Sì, io non sono stata d'accordo alla realizzazione di quell'isola pedonale. Ho firmato l'emendamento che prevedeva la realizzazione dell'isola pedonale sul Viale San Martino. Perché secondo me l'isola pedonale deve rispondere a requisiti ben precisi. A Messina non c'è stata mai un'isola pedonale, perché una strada chiusa non significa isola pedonale. L'isola pedonale è un bigliettino da visita di ogni città. Non si può essere non d'accordo nell'istituzione dell'isola pedonale, perché c'è in tutte le città moderne ed ha appunto livelli di vivibilità molto elevate, però deve rispondere, come ho detto prima, a determinati requisiti. Si devono
stabilire dei percorsi che siano culturali, che siano artistiche. Un'isola pedonale, ad esempio, naturale è quella del quadrilatero fra il Duomo e la via Cesare Battisti, dove le strade sono abbastanza larghe da realizzare anche degli angoli musicali. Ad esempio, si potrebbe fare una convenzione con il Corelli e fare delle musiche da camera, oppure la musica jazz. Proprio nella fattispecie l'isola pedonale della Via dei Mille non mi sembra effettivamente un'isola pedonale che si può chiamare tale, ecco. Quindi tutto sommato, se fosse stata in un modo diverso organizzata, sì, sarebbe stata sicuramente più vicina alle sue idee. Sì, più vicina alle mie idee, sicuramente. Serra, invece lei come valuta quest'isola pedonale, considerando che proprio lei invece ha votato no? Io ho votato no, intanto bisogna fare una premessa. Noi parliamo di isola pedonale, ma è, diciamo, una definizione impropria. Le isole pedonali sono ben altre cose. Via dei Mille è soltanto una strada chiusa a supporto dei commercianti, quindi un'isola. Quindi un po' vicino a quella della mia idea, che non facendo nulla non si crea un intrattenimento, diventa, cioè, quella non è. Le isole pedonali hanno altre caratteristiche. Io mi sono opposto perché l'aspetto fondamentale di un'area chiusa passa attraverso la sicurezza. Noi dobbiamo garantire l'accesso ai mezzi di soccorso in primis e ai mezzi di sicurezza. Tutte le isole pedonali del mondo, per accedere, cioè i mezzi di soccorso accedono attraverso i dissuasori che scendono e salgono con le sirene, quindi hanno libero accesso. Noi abbiamo invece una strada chiusa, inaccessibile. Se succede qualcosa diventerà un caos totale. Hanno approvato, anche sul supporto, voglio dire, del Dipartimento della Viabilità, perché i consiglieri che hanno sostenuto quella tesi lo hanno fatto comunque attraverso un parere emesso alla viabilità. Cioè, le tre strade parallele dopo via Maddalena, quindi le perpendicolari alla via dei Mille, chiuse in quel modo, cioè è veramente una pura follia. Lei parla di via di fuga, perché lei da detto è follia pura, non si può né scendere né entrare. E non solo, indirettamente hanno chiuso anche le traverse di via della parte a monte, perché sono diventati gli imbuti. Oggi pomeriggio c'erano i vigili urbani, non sapevano come fare, perché la gente entra e non sa come uscire. Quindi per me sta cosa, voglio dire, parlare di isola pedonale è parlare di un qualcosa di molto serio e importante per la città, perché renderla permanente, creare un'area laddove la gente può camminare non a supporto delle attività. Bravo. Poi quella è una conseguenza, ma noi non possiamo chiudere le strade perché facciamo fuori le attività, perché di questo si tratta. Ce l'ho detto in Consiglio Comunale, lo dico pubblicamente in televisione, lo dirò in qualunque sede, in qualunque posto io mi troverò. Io non sono proprio d'accordo a chiudere le strade, anzi, nel periodo natalizio, sotto le feste, le strade andrebbero aperte e così consentiamo a tutti di poter accedere al centro. Ed inoltre, nel momento in cui si costituiscono queste specie di isole che poi non lo sono, perdiamo, diciamo, un'altra, non andiamo a rispettare altri requisiti che sono quelli anche della tranquillità di chi ci abita. Noi non ci poniamo il problema che poi sotto il balcone delle persone che vi abbiano in via dei Mille, in via Lucia Malano, e quando ci sono le persone che vogliono solo la loro tranquillità, noi andiamo a minare anche la tranquillità dei residenti, e credo che questo sia anche un aspetto fondamentale sia l'amministrazione sia il Consiglio Comunale deve prendere atto. Queste sono state comunque le mie motivazioni, perché io ho detto no. Russo, lei che ne pensa di quello che sta dicendo il consigliere Serra? Cioè, lui sta parlando di un problema proprio di viabilità. Sì, noi abbiamo il parere, l'ha citato anche il collega Serra, diciamo. È chiaro, il consiglio, per carità di Dio, diciamo, da qualsiasi si misura sui pareri. Se fosse stato negativo era ben diverso, era negativo, non saremmo neanche voi esprimere in questo modo. Quindi c'era effettivamente un parere di regolarità tecnica da questo punto di vista. Le considerazioni del consigliere Serra non sono peregrine oggettivamente, e soprattutto quelle relative alla questione dell'accesso della strada in caso di sicurezza e di emergenza. E augurandoci questo ovviamente sia un caso che non accada, vista la ristrettezza dei tempi, è chiaro che su quello che sarà l'isola pedonale, quella stabile, immagino che dovremo lavorare con molta più attenzione, perché quella lì diventerà veramente una ragione centrale. Quindi quella stabile dovrebbe essere strutturata in modo tale da avere queste vie di fuga, di avere anche o di accessibilità da parte dei mezzi di sicurezza. Ora parliamo invece anche di parcheggi, perché c'è anche un problema di parcheggi. Dico, ne vanno tutti questi parcheggi, insomma, ci ritroviamo. Io credo che c'è pure un problema alla Corte dei Conti, se la vogliamo dire tutta la questione dei parcheggi. Sì, perché la sottrazione di parcheggi e quindi di danaro in un momento in cui la città è in predissesto, io non so. Voglio dire, questo se, parte in parte se noi consiglieri comunali
sulla delibera possiamo avere domani qualche problema. Io qualche dubbio ce l'ho su questa questione, anche perché il segretario generale sulla fattispecie si è espresso, correggetemi se no, sbaglio, dicendo che dobbiamo, abbiamo l'obbligo di limitare il più possibile i contenziosi. Non lo ha detto in modo diretto, ma ha fatto capire comunque che un contenzioso potrebbe nascere. E non ce lo possiamo permettere. E non ce lo possiamo permettere. Lei cosa ne pensa invece in merito a questa cosa? Il fatto, sì, effettivamente è vero, Messina è una città in predistesto e deve evitare tutto ciò che può togliere i cassi alle casse comunali, perché c'è una serie di parcheggi non indifferenti nella fattispecie dell'isola pedonale in via dei Mille, che creano anche dei problemi per raggiungere il luogo. Le pensi che la gente che deve andare sul viale San Martino ci sta circa un'ora per arrivarci. Parlando anche dei residenti, c'è un disagio anche per chi vive. Io ho sottolineato per noi che lavoriamo al centro, è un problema non indifferente il fatto di spostarci e arrivare. Ci sono i mezzi pubblici, ma c'è gente che abita in posti dove il mezzo pubblico non arriva facilmente. Diciamo che c'è il residente che già ha perso il parcheggio sotto casa, certo, perché era autorizzato. Ha perso la tranquillità. No, ho saputo anche che sono andati a mettere le macchine nei parcheggi privati chi abita là, pagando del denaro. Perché non avendo il parcheggio deve provvedere in altro modo. Quindi tutta una serie di cose, però che io onestamente penso, ma ce ne siamo accorti tutti quest'anno, negli anni passati? Guardi, io questo fatto degli anni passati l'ho sentito troppe volte, come se questa struttura della Via dei Mille fosse andata in usucapione. Non è detto che negli anni passati si è fatto bene, si è fatto, punto. Diciamo che oggi c'è un'attenzione diversa, si stanno... L'ultima volta, perché l'anno prossimo speriamo di avere... Io credo che non c'è stato mai nessuno negli anni precedenti che ha avuto il coraggio di dirlo. La questione è questa, infatti, e ben altro. E quindi questo non è che c'è stata poca attenzione. Secondo me è mancato il coraggio di dire non farla, non la facciamo, facciamo altro. Questo è un buon punto di partenza per organizzare. Io credo che questa amministrazione... questa problematica la sposi per il prossimo anno, io me lo auguro, cioè che faccia di tutto affinché nasca un'isola pedonale degna di tale nome, che possa essere utilizzata tutto l'anno, sia dai messinesi anche di chi viene fuori chiaramente, che abbia i requisiti essenziali, quindi parlo di accessibilità, di via d'ufficio, di tutto quello che è necessario per rendere un luogo pubblico sicuro, e quindi di parlare per il prossimo anno, di rivederci di altre cose chiaramente. Noi speriamo che questo sia l'obiettivo, è l'obiettivo di tutti, cioè che l'amministrazione in generale, il Consiglio Comunale e l'amministrazione possano entro l'anno prossimo, entro il 2019, approvare il PUT, l'aggiornamento del PUT del piano urbano del traffico, all'interno del quale dovrebbe esserci anche la localizzazione dell'isola pedonale ideale per la città, e evidentemente già a partire dall'anno prossimo con questa previsione. Con la pianificazione. Diciamo, questo è l'ultimo anno della temporaneità, ovviamente, perché l'isola ideale non può essere quella, ma deve essere sicuramente su uno spazio come il Piano San Martino o le aree storiche del centro, attorno al Duomo. Su quello bisogna ragionare. Infatti. Di questo ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. E ora Gianluca ci racconterà un'altra parte della storia. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini, un giaciglio confortevole per i nostri amici a quattro zampe, il luogo giusto per distendere i muscoli e svuotare la mente. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopioflex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi anallergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito, con dispositivo medico per usufruire di detrazione fiscale. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopioflex. Motostore di Nino D'Arrigo, concessionaria Honda per Messina e provincia, ritorna il mito 125, 150, 300 e sempre SH, il più amato ed ammirato. Nuovi modelli tecnologici e sicuri con accensione Smart Key.
e luci a LED in pronta consegna in tutti i colori che vuoi e dalle migliori condizioni. Minimo anticipo e piccole rate a tasso zero per 48 mesi. Motostore, assistenza totale, ricambi originali. Lo sai dove si lavora con il sorriso? In via Maddalena 118. Casa Musicale San Filippo, dal 1921, la gioia di vivere la musica. Ricchissimo assortimento di ogni genere di strumenti musicali, accessori ed editoria. Accoglienza, professionalità ed esperienza al servizio di ogni musicista di qualsiasi levatura. Per Sicilia e Calabria, scegliete da noi il pianoforte preferito e la consegna sarà gratuita. La Casa Musicale San Filippo, oltre alla vendita in negozio, è anche ben organizzata per le vendite a distanza. Consultate il nostro sito www.sanfilippomusica.it. Portare a termine il vostro acquisto sarà semplicissimo. Per tutti i nostri clienti, finanziamenti e pagamenti rateizzati a tasso zero. Visitateci, siamo a 100 passi dalla stazione centrale. Casa Musicale San Filippo, ditta di eccellenza nazionale. Via La Farina 69, Messina. Fin dal lontano 1939, il panificio Masino Arena rappresenta un punto di riferimento nella produzione di prodotti da forno messinesi. Un'accurata selezione delle materie prime ed un costante aggiornamento garantiscono al cliente l'eccellenza sulla propria tavola. Da noi puoi trovare, oltre alla produzione tipica, il pane di Tumminia e tanti altri tipi di pane preparati con grani antichi siciliani. Inoltre puoi gustare la focaccia messinese o in tanti altri gusti, i rustici della nostra tradizione ed una vasta produzione di dolci da forno e di lievitati tradizionali, come panettoni e colombe. Non esitare, vieni a trovarci. Siamo in via Consolare Pompea 162, Sant'Agata, Messina. Panificio Masino Arena. Quando la tradizione incontra la qualità. Fra le idee che ci sono per la pedonalizzazione della nostra città, c'è stata anche un'idea molto interessante che è stata presentata durante l'ex amministrazione Buzzanca e poi riproposta anche dopo, che è quella di creare una rambla che collegasse appunto la rambla appunto è la via che a Barcellona in Spagna collega appunto la via principale al porto, e di fare lo stesso anche qua a Messina collegando Piazza Careoli direttamente alla dogana e quindi all'area portuale. È un'idea che viene proposta dall'architetto Palamara, è un progetto che viene seguito anche da altri architetti, da diversi ordini, e che prevede praticamente che la via centrale, che appunto del viale San Martino che collega la dogana a Piazza Cairoli, venga pedonalizzata e che lateralmente vengono realizzati invece dei parcheggi. Questo di pedonalizzare questa via è un'idea che nasce soprattutto per collegare Piazza Cairoli al porto e creare appunto una via privilegiata per l'accesso dei turisti in città, quindi creare attraverso questo un accesso diretto ai turisti all'area centrale economica della città. Quindi si pensa, come dicevo, di pedonalizzare quest'area centrale, di creare del verde, soprattutto dove si trova la dogana, lasciando lo spazio appunto per il tram, e creare all'interno anche delle aree attrezzate, e soprattutto anche si parla di un grande schermo dove dare delle informazioni sulla città, dove fare anche della promozione, fare anche promozione del brand di Messina e pubblicità appunto alle attività commerciali della città. Sempre all'interno di quest'area, proprio nei pressi della dogana, realizzare sempre con quest'area verde il collegamento proprio con il molo principale dove attraccano appunto le navi da crociera, e fare in modo appunto che i turisti da lì entrino proprio nel centro commerciale della città. Si pensa anche di realizzare delle strutture, circa 9 strutture commerciali,
con il legno, senza diciamo inquinare, e chiaramente anche di realizzare degli impianti anche a basso consumo dal punto di vista energetico, e fare in modo appunto che si cerchi anche di ottimizzare i costi e di realizzare anche dei guadagni per quanto riguarda questi commercianti che investono in quest'area pedonale. Inoltre si pensa di collegare direttamente la via del Vespo con la via Tommaso Vannizzaro per cercare di decongestionare il traffico e realizzare anche le vie limitrofe, altri parcheggi, proprio per avere maggiori introiti appunto, e quindi non eliminare gli introiti togliendo i parcheggi che già c'erano prima, e soprattutto anche creare possibilità di arrivo più semplice appunto a quest'area pedonale che dovrebbe collegare appunto, ripeto, il porto con il viale San Martino. Tra le altre cose molto importanti che ci sono, chiaramente anche riassegnare la funzione che c'era una volta di Piazza Cairoli e Piazza San Martino, di collegare la via la parte sud della città con la parte centrale e con il porto, una cosa che in passato era stata persa, e poi anche quella di dare linfa vitale appunto ai vari commercianti, in modo di creare appunto con questo passaggio dei turisti maggiore occasione appunto sia di sviluppo della città, sia di valorizzazione del brand della città di Messina, e sia anche un valore economico non indifferente per la nostra città. Parlando appunto di questo centro commerciale naturale che si potrebbe realizzare con questo progetto della Rambla, parliamo dell'isola che attualmente già c'è, e anche di quest'altro progetto con uno dei rappresentanti dell'associazione Mille Vetrine, che è appunto Giambattista Arrigo. Sentiamo. Tra le isole pedonali ritorna la Via dei Mille, che da anni divide cittadini, commercianti e associazioni di categoria. I negozianti auspicano però maggiore organizzazione e un'isola stabile che duri un lungo periodo. Sentiamo l'intervista a Giambattista Arrigo dell'associazione Mille Vetrine. Anche quest'anno per il rotto della cuffia penso che siamo stati abbastanza rapidi, perché in un paio di giorni abbiamo potuto fare questo allestimento a cui tenevamo veramente tanto. Ritiene ancora valida l'idea di creare un centro commerciale naturale? Assolutamente sì, è la condizio sine qua non, altrimenti il commercio locale di fatto sarebbe definitivamente finito. L'unica possibilità per noi è quella di modernizzarci, e la modernizzazione passa attraverso l'organizzazione di centri commerciali naturali in aree pedonali. È possibile creare una sinergia fra le varie isole pedonali in città? Assolutamente sì, anzi deve essere creata, nel senso che noi, sia come associazione Mille Vetrine, ma in generale anche come colleghi, diciamo, commercianti di Via dei Mille, non abbiamo mai detto preferiamo avere noi l'isola pedonale piuttosto che altri. Tutte le zone compatibili per poter diventare aree pedonali è giusto che lo siano, per le stesse ragioni per cui questo deve poter avvenire anche in Via dei Mille. Credo che la Via dei Mille, per esperienza, per 15 anni di storia, eccetera, sia un po' più pronta delle altre, forse potremmo essere, come dire, una sorta di linea guida che poi altri colleghi in altre zone potrebbero anche utilizzare. Se dovesse dare un suggerimento all'amministrazione comunale, quale potrebbe essere? L'ho già fatto con un colloquio, diciamo, privato con l'assessore al commercio, e cioè io credo che dovrebbero assumere la governance di un tavolo tecnico permanente a Palazzo Zanca che si occupi dei problemi legati al commercio locale, dove in questo tavolo devono essere seduti Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, associazioni di commercianti, commercianti che hanno delle loro idee, eccetera, però la governance deve essere proprio dell'amministrazione. Russo, che cosa ne pensa lei del baratto amministrativo nella versione De Luca? Perché ricordiamo che è diversa dalla versione nazionale. No, è lo stesso, però in realtà De Luca la declina in qualche altro modo, diciamo. Cioè, il baratto amministrativo è un principio che secondo me è assolutamente sacrosanto, perché lì dove la povertà si va sempre più estendendo, soprattutto in realtà come Messina, la cittadinanza non può pagare materialmente le tasse o comunque i tributi o comunque tutto ciò che è dovuto anche da semplice contravvenzione all'amministrazione comunale, come facciamo tutti, grazie a Dio chi può, e allora può trovare una via sostitutiva che possa compensare quello che non dà alla collettività attraverso la sanzione o la tassa o il tributo, con un piccolo impegno nei confronti della comunità. Questa è la versione De Luca, giusto per intenderci? C'è anche poi la versione no, più no, no, questa è la versione nazionale. Questa è la versione nazionale. No, no, questa di Salvini e Di Maio. Sì, esattamente. No, però in realtà questa la versione De Luca è adotta la strada. Lo spazio. Mi dico di no, perché è così. Poi c'è la versione De Luca slash nazionale,
che è invece quella utilizzata in molte realtà urbane come Napoli, Bologna. Cioè il cittadino che voglia dare un proprio contributo al benessere collettivo può adottare spazi pubblici, zone degradate e così via dicendo, contribuendo al benessere, diciamo, curando la viola, curando lo spazio, curando il verde. Non è la stessa, onestamente. Diciamo che considerando quello diceva anche prima il consigliere Serra, che siamo in una situazione di dissesto, dico andare anche a tagliare. Però ascoltate, però è vero, chi può pagare, lo dice la Costituzione, paga secondo quello che può pagare. Se non può pagare, deve dimostrare di non avere il reddito. Ovviamente, non è che io vado là e mi dichiaro incapiente, dico sai che c'è, preferisco pagare le tasse col baratto amministrativo, cioè mi cave, dico sostituisco le mie tasse col baratto amministrativo. Però se posso dare qualcosa alla collettività, perché non riesco, ma lo devo dimostrare di non essere capace di poterlo fare, devo dire che non è che cambi molto, più o meno il concetto è il baratto è una cosa, diciamo, generica, è un che servizio che il privato che non può o che vuole e può dare offre alla cittadinanza. Secondo me come principio ci siamo, poi su quando verrà introdotto, perché i colleghi mi dicono, diciamo soprattutto ad Angelo che segue con molta attenzione come sempre in consiglio comunale queste e altre vicende, mi potrà correggere. No, è sempre onestamente, soprattutto su questo tema, perché abbiamo avuto un grande dibattito rispetto a questo tema. Tutto sommato, però poi quando c'è il tema del regolamento vediamo di che cosa si tratta. Però tutto sommato quello che è sbagliato, quello che era importante, interessante in questo momento in cui stiamo parlando di isole pedonali, è proprio il fatto di rilanciare quelli che sono le attività dei commercianti, che magari interessandosi di quella parte di strada, di quella zona, diciamo, dove ha sede il proprio negozio, riescono a rivalutare anche una situazione di comunità. E devono pagare tassi in questo vista. Caso qui. Questo è un caso in cui devono, cioè, non è che è un di più che loro vogliono offrire alla cittadinanza, allora si prendono anche in carico la cura del bene. Come lui parlava potenzialmente di quando sarà, parliamo di questo. Così comunque, come dice lei, il fatto dei commercianti, sinceramente. Allora ci spiega meglio. Può darsi che mi sbaglio, il baratto amministrativo in senso generale è stato introdotto con lo sblocca Italia e fa sì che coloro che non possono pagare i debiti lo fanno attraverso lavori socialmente utili. Questo però deve essere valutato, come lei ha spiegato poco fa, molto bene, perché trattandosi di un gettito fiscale interviene la Corte dei Conti, che deve appunto dare il parere sulla fattibilità dell'istituto giuridico introdotto. Oltretutto è un istituto giuridico che, se noi andiamo a mettere in pratica, dobbiamo mettere dei paletti, perché può appunto sul gettito del bilancio può creare un danno erariale. Io vedo molto meglio invece il fatto della scontistica sull'imposta. Ad esempio il commerciante che adotta un'area verde ha uno sconto sull'imposta, che come era questo Luca, lo vedo meglio che dare appunto completamente estinguere il debito attraverso il lavoro socialmente utile, perché in qualche modo il gettito fiscale nelle casse del comune deve pure entrare, dico. No, si dovrebbe fare un po', dico, si dovrebbero mettere appunto, come ho detto prima, dei paletti, delle regole particolari. Ricordiamo sempre che questo è un comune in una situazione di sesto. Lei cosa ne pensa invece, consigliere Serra, in merito a questa cosa? Cioè potrebbe essere una soluzione questa? Il mio, diciamo, ragionamento è di carattere generale. Quindi il baratto, così come viene inteso dal governo nazionale, secondo me è tecnicamente inattuabile. E poi vi spiego pure il perché. Mentre quello visto dal nostro sindaco potrebbe essere attuabile, e infatti l'ho sostenuto. Potrebbe essere perché comunque forniamo e diamo alla città, ridiamo alla città degli spazi che purtroppo l'amministrazione in questo momento non è nelle condizioni né di manutenere né di sistemarle nel migliore dei modi. E implicitamente il commerciante che se ne prenderà cura avrà una scontistica sui tributi e sulle tasse. Però, diciamo, la problematica io la inquadro sotto un altro aspetto. Perché si fa questo? Perché l'Italia si è impoverita. Perché le città si sono impoverite, perché la gente si è impoverita. E perché si è impoverita? Perché nessuno parla di lavoro, nessuno parla né a livello nazionale né a livello regionale. Cioè noi non parliamo più di creazione di posti di lavoro, noi parliamo soltanto di strumenti di assistenzialismo, che poi non sono altro che assistenzialismo vero e puro, dal reddito di cittadinanza, che è una bufala, che è una bufala, ad altro. Uno è questo. Voglio dire, io quando parliamo e diciamo siamo italiani, ritengo che essere italiano è anche essere, cioè avere la dignità di pagare
la dignità di corrispondere i tributi, ma bisogna avere anche un lavoro. Cioè, chi ci rappresenta e chi vi parla, dico, una rappresentanza al governo, voglio dire. Cioè, io sono critico anche con loro. Cioè, questo governo non parla di lavoro. I miei colleghi sono, dico, prese, sono testimoni, se in aula non sono critico. Cioè, noi non possiamo pensare, quest'anno abbiamo fatto il baratto, un altro anno che si fa? Certo, cioè, cosa facciamo? Svendiamo i mobili. Poi tra due anni che facciamo? Cioè, nessuno sta parlando di una politica seria, di incremento del lavoro, di creazione di posti di lavoro seria, seria, dove la gente percepisce uno stipendio e può pagare le tasse, come si fa in tutte le parti del mondo. Quindi voglio dire, in linea generale sono d'accordo, ma non lo sono nel momento in cui diventa assistenzialismo, perché è chiaro che noi non facciamo altro che fare un'altra manovra assistenziale alla popolazione che non può. Non perché non vuole, perché non può pagare, chiaramente. Quindi, sicuramente sono tutte soluzioni temporanee. Ma sono soluzioni che poi non porteranno a nulla e a niente. Forse quello locale, così come inteso dal sindaco De Luca, potrebbe avere, voglio dire, anche uno sviluppo positivo. Perché comunque andiamo a riconquistare, a ridare alla città degli spazi che in questo momento... Ma forse ha sistemato anche una parte di degrado, perché c'è una situazione... Sì, anche di degrado, certo, di degrado, chiaramente, quando dico e parlo di ridare, perché c'è un degrado a monte, chiaramente, oggi abbiamo noi delle aree che non sono più fruibili, chiaramente, perché sono state abbandonate da anni, quindi questo potrebbe essere uno strumento dove chi si prenderà cura, ma questo, veda, non diventa un sistema di assistenzialismo. Sì. Cioè, questa è un'integrazione, la vedo così, poi dico, è una mia visione, è un'integrazione nella platea sociale di soggetti che possono concorrere a migliorare la nostra città e il comune in cambio comunque gli riconosce una scontistica su quello che in effetti dovrebbero pagare. Infatti, dico, io vedo le due cose un po' diverse. Sotto... Ma infatti si parlava di collaborare, diciamo, tutto sommato, esatto, al bene della città, ecco, su questo credo che siamo tutti d'accordo. Quindi, più che baratto, voglio dire, è una sorta di collaborazione, infatti, è un modo, voglio dire, di dare la possibilità, infatti, agli imprenditori. Non è proprio un baratto, non è proprio un baratto, è una sorta di dare avere e raggiungere un obiettivo che in questo momento l'amministrazione non riesce, però è ben diverso da quello che è il baratto a livello nazionale. Invece, parlando sempre per quanto riguarda delle zone proprio destinate a centro commerciale naturale, lei che cosa ne pensa? Ecco, creare proprio veramente una struttura a questo punto. Guardi, quando la Regione Sicilia ha bandito un progetto, il progetto dei centri commerciali naturali, se non ricordo male, l'unica città che ha aderito e ha avuto il finanziamento è stata Santa Teresa. Santa Teresa, io se non ricordo male. Noi Messina, io siccome faccio il tecnico nella vita, mi ero intestato una battaglia e ho cercato di verificare le condizioni di fattibilità nel comprensorio provinciale, perché io vivo lì. E purtroppo, diciamo che la norma è molto stringente, cioè non è così semplice. Un centro commerciale naturale non è una cosa semplice, è una cosa un po' complessa. Quindi io sono d'accordo, ma ci deve essere la partecipazione totale del commerciante. Cioè non è una cosa avulsa, il commerciante non fa nulla, ci pensa qualche soggetto o un soggetto terzo a crearli, è il commerciante stesso che deve dare le garanzie. Quindi nella logica della condivisione dei centri e della collaborazione di tutti i commercianti, ben venga anche a Messina la costituzione dei centri commerciali, perché dà tantissime agevolazioni, tantissime. Quindi voglio dire, l'amministrazione, dico, visto che sicuramente ci sentiranno, poi lo diremo anche in aula, che se ne faccia anche carico. Certo. Dico, lo proporremo all'assessore, al dirigente, affinché riesca a mettere a rete un sistema, un ufficio, proprio per capire come fare e dare proprio gli input ai commercianti per potersi poi attivare. Russo, lei volevo domandare un'altra cosa. Lei ricorda benissimo, nella campagna elettorale di De Luca si è parlato tanto di brand Messina. Ecco, potrebbe essere anche questo un modo per valorizzare, diciamo, tutto quello che è il commercio. Come si potrebbe fare questo? Certo, marca interterritoriale. Ci sono grandi, ma neanche troppo grandi, città italiane che si stanno molto specializzando su questo, individuando un'idea traino della città, la vocazione della città, un'idea, diciamo, attorno alla quale costruire un percorso di sviluppo e di progresso, diciamo, del territorio.
e su quello ovviamente poi brandizzare, appunto identificare la specificità territoriale, il marchio della città, quindi il prodotto tipico, lo spazio tipico, lo stretto, qualunque cosa sia che possa certificare, come dire, connaturare anche da un punto di vista del marketing la città di Messina. Quindi l'idea in sé non è sbagliata, l'importante in questi casi è che venga studiata con grande attenzione. Cioè non possiamo immaginare che la città di Messina, che ha una grande tradizione storica, culturale, di mare, possa essere, faccio lì, butto là a caso un esempio, tanto per comprenderci, una cosa di bassissima tradizione, oppure di quasi di natura molto provinciale. Cioè serve avere delle idee forti, lavorare su delle idee forti e su quello può costruirci una città. Pensate che Salerno, per esempio, sul recupero della faccia a mare ha costruito una nuova identità territoriale, pur essendo sempre la stessa città. E quindi quell'unico spazio lungo mare, chiaramente appuntato a Reggio Calabria, se non andiamo esattamente senza andare troppo lontani. Reggio Calabria si è immaginato, per esempio, il Festival delle Luminarie, per dire, che lavora, diciamo, che attira centinaia di migliaia di persone da tutta Italia e che di fatto ci si è inventati dal nulla. Ecco, Messina, lo spazio dello stretto, lo spazio, il territorio della città spettacolare, la sua storia, un grande patrimonio culturale. Bisognerebbe sedersi al tavolo, comprendere qual è, diciamo, l'idea di città che vogliamo sviluppare e brandizzare, cioè lanciare anche con degli eventi molto importanti la città di Messina, ma anche la zona di Ganzire, la zona dell'Aia, abbiamo una città che da questo punto di vista, ecco, non immagino che venga brandizzata, per esempio, per la tradizione del... Ci sono anche dei forti particolari, ha degli asset territoriali fortissimi la città. Allora, siccome su questo non bisogna fare delle cafonate o delle robe provinciali che poi non attirano nulla, ecco, per intenderci, quindi mettere la pelle, queste robe qua, io proprio, diciamo, le vedo molto casualmente ne parliamo, diciamo, perché, diciamo, è giusto valorizzarle, ma non può essere teatrale nella città con la storia e con gli spazi che abbiamo. Quindi, allora, siccome su questo bisogna fare delle cose e costano queste cose qui, l'amministrazione, a mio modo di vedere, su questo va sfidata, deve sedersi attorno a un tavolo, chiamare proprio due o tre personalità forti che comprendano, dei tecnici che lavorino con queste cose, che lavorino... Secondo me comunque... su questo ci lavorino. Secondo me manca di fondo la cultura del turismo a Messina e lo dimostrano i croceristi. Vengono a massa i croceristi e vengono spostati subito in altre zone. Non ci danno neanche l'input non danno neanche l'input di sfruttare la territorialità, ciò che il territorio appunto... Lei è d'accordo su questo brand Messina? Certo. Potrebbe essere una forma di rilancio? Certo, sicuramente. Io l'ho visto in tante altre città, anche all'estero questo qui viene fatto. Quindi, diciamo, creare un'identità che ci permetta, insomma, di sfruttare tutto questo turismo. Come ha detto il collega Russo, ci si deve sedere un attimo e capire di che cosa stiamo parlando. Io quello che noto è che sotto questo punto di vista siete tutti d'accordo, sia che avete votato no che avete votato sì all'isola, ma... però rilanciare, diciamo, la città di Messina sicuramente, ma non è il fattore contro l'isola, è contro quell'isola, lo ripeto, non è il fattore che non si può essere contro l'isola pedonale, deve essere chiaro, perché è il fulcro del commercio l'isola pedonale, voglio dire. Quindi non si è votato contro il commercio, in modo che si sappia, ma contro questo modo di gestire, insomma, questi spazi, gestire questi spazi in un modo che effettivamente può creare dei problemi un po' a tutti. Bene, ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi questa sera e adesso Gianluca ci racconterà un'altra parte della storia. Grazie, buona serata. Anche quest'anno, come dicevamo, c'è stata l'approvazione di questa isola pedonale in Via dei Mille, una isola che era nata con altri presupposti, una richiesta, quella della Via dei Mille, che era stata allargata anche ad altre vie della città, che poi vedremo però attraverso un percorso burocratico abbastanza tortuoso è rimasta poi la stessa isola dell'anno scorso. È stata approvata da 17 consiglieri favorevoli, fra cui appunto il Movimento 5 Stelle e il PD, 4 contrari che erano Serra, Sorbello, Vaccarini e Zante e un astenuto. Alcuni poi sono usciti dall'aula quando c'è stata questa votazione perché incerti, e quindi comunque questa isola è passata. Ma com'è nata appunto la proposta di quest'anno? Nell'ottobre l'associazione Mille Vetrine aveva chiamato appunto l'amministrazione De Luca, aveva chiesto un incontro con l'assessore al commercio Daphne Musolino e con il sindaco. Dopo questo incontro, però non molto fruttuoso, si era riproposto, diciamo, di nuovo verso novembre, il 15 novembre per essere precisi, la proposta di almeno realizzare appunto la stessa isola che era stata realizzata lo scorso anno, che è quella della Via dei Mille e alcune piccole vie limitrofe.
L'amministrazione che prima si era detta contraria con un messaggio da parte degli assessori Scattareggio e Daphne Musolino dicendo appunto che l'istituzione dell'isola Via dei Mille soprattutto lo scorso anno aveva portato molti disagi ai cittadini soprattutto dal punto di vista della viabilità, che quindi l'amministrazione era favorevole soltanto a realizzare questa isola per un periodo più breve e per determinati eventi. Dopo questa prima dichiarazione però le pressioni dei commercianti ma anche di alcuni cittadini sono state tante e lo stesso sindaco De Luca ha ripensato a questa idea e si è detto positivo nel realizzare appunto la stessa isola dell'anno scorso in Via dei Mille. A quel punto altri commercianti hanno proposto anche l'istituzione dell'isola anche sul Viale San Martino fino a Viale Santa Cecilia e allora si è deciso di portare tutta questa discussione nella commissione adatta appunto a questo tipo di discorsi e all'interno diciamo, della discussione l'amministrazione ha ribadito però la posizione di realizzare o l'isola appunto in Via dei Mille o l'isola sul Viale San Martino. All'interno diciamo, della discussione che si è svolta fra tutti i consiglieri che facevano parte della commissione, però si è pensato poi alla fine, nonostante quanto avesse detto l'amministrazione, di realizzare invece l'isola sia in Via dei Mille che sul Viale San Martino. Quindi attraverso una discussione molto articolata si è pensato di proporre appunto in Consiglio Comunale questa ulteriore diciamo, differenziazione fra questa proposta dell'amministrazione e la proposta appunto della commissione, portando appunto il Consiglio Comunale la proposta di organizzare entrambe le isole pedonali. Attraverso un'ampia discussione però poi il Consiglio Comunale si è di nuovo ribaltato tutto, si è tornato diciamo, alla proposta iniziale che era stata poi la proposta quella dell'associazione Mille Vetrine e si è deciso di realizzare una stessa isola come quella dell'anno scorso eliminando appunto le altre parti di Via di San Martino per non decongestionare troppo il traffico. Sappiamo che Messina è una città che soprattutto nel periodo natalizio è molto congestionata e quindi si è cercato di lasciare soltanto l'isola in Via dei Mille. Naturalmente sono sorti anche molti problemi perché l'isola non è stata realizzata nei tempi che erano stati stabiliti e soprattutto nei primi giorni si è creato il caos perché non si è riuscito neanche a sistemare in tempi celeri diciamo, quella che era la segnaletica e soprattutto nei primi giorni ancora alcune macchine passeggiavano o posteggiavano appunto all'interno dell'isola pedonale. Chiaramente poi è stato bloccato tutto, nei giorni seguenti si è stabilita finalmente l'istituzione correttamente dell'isola, ma soprattutto nei primi giorni c'è stata da parte dei commercianti grandi proteste perché comunque non c'è stato quell'incremento e anche quella possibilità diciamo, di avere maggiori introiti che come si pensava. Tra l'altro l'amministrazione non è riuscita a creare un servizio, anche la navetta, un servizio servizio pubblico più adeguato al periodo e tutto questo naturalmente ha creato maggiore caos e non si è riusciti diciamo, a gestire al meglio la situazione. Quello che chiedono naturalmente i commercianti come sempre è che l'isola non rimanga solo per un periodo ma che se deve rimanere rimanga in modo più stabile e soprattutto la possibilità anche di organizzare maggiori iniziative per cercare di valorizzare questo percorso, cercando di attirare attraverso diciamo, l'istituzione di giochi per i bambini o di iniziative culturali di altro tipo un interesse appunto per quest'isola stessa. Messina in Centro nel frattempo ha l'associazione che si occupa soprattutto di Piazza Cairoli, attraverso anche alcuni sponsor ha creato gli addobbi che non è riuscito a fare l'amministrazione per mancanza di fondi, è stata istituita appunto la possibilità per Piazza Cairoli di realizzare sia la ruota panoramica che l'albero, poi in seguito si è creata anche una giostra subito dopo cercando anche in questo senso di attirare appunto l'attenzione di più cittadini possibili. È bene ricordare che appunto quest'anno le iniziative si sono svolte sia nella Via dei Mille che anche a Piazza Cairoli sono state dedicate ai due bambini tragicamente scomparsi qualche mese fa in un rovo e anche la loro zia anche è stata scomparsa qualche settimana dopo. Quello che chiedono un po' tutti i cittadini, anche in nome di queste persone ormai scomparse, è quello di ritrovare un po' anche a Messina lo spirito del Natale e soprattutto di creare finalmente un'iniziativa più stabile, più concreta per quanto riguarda la pedonalizzazione e anche questo per i commercianti, bisogna dirlo, cercare di sperare in una ripresa economica che da anni purtroppo manca. Adesso vediamo un'intervista parlando di nuove iniziative come quelle della Via Palermo, sappiamo anche del successo che c'è stato per la prima notte bianca, perché anche quest'anno, proprio per Natale, i commercianti hanno portato avanti anche delle loro idee, si sono autotassati e hanno fatto qualcosa per il Natale. Sentiamo appunto adesso la rappresentante dei commercianti di Via Palermo, sentiamo.
Grande successo per la Notte Bianca di qualche mese fa in via Palermo a Messina. Ora i commercianti si sono organizzati per il Natale, ma vorrebbero maggior aiuto dalle istituzioni. Sentiamo Maria Sanni, Presidente del Comitato Spontaneo via Palermo. Siamo stati i primi in città a mettere le luminarie, autotassandoci. In secondo luogo abbiamo invitato dei personaggi Disney per il 22, il 23 e il 24 pomeriggio. Vi saranno tre personaggi Disney a pomeriggio. E poi abbiamo organizzato degli interscambi scontistici fra i negozianti per incrementare il commercio in via Palermo. Dopodiché abbiamo messo la filodiffusione per tutta la via. E di mattina ci saranno, c'è la radio e di pomeriggio delle canzoni natalizie per allietare queste passeggiate. Nei pomeriggi del 22 e del 23 i nostri commercianti del food offriranno qualche degustazione, vi sarà qualche punto ristoro, e sempre per allietare queste passeggiate. Potrebbe essere una buona occasione per rilanciare anche il commercio. Se dovesse fare una proposta lei, quale farebbe? La mia proposta sarebbe quella di allungare una volta al mese l'apertura dei negozi fino alle 10 di sera, senza però il passaggio delle macchine. Quindi creare eventualmente una forma di notte bianca che si ripeta una volta al mese? Una volta al mese per qualche oretta. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini, un giaciglio confortevole per i nostri amici a quattro zampe, il luogo giusto per distendere i muscoli e svuotare la mente. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopio Flex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi anallergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito, con dispositivo medico per usufruire di detrazione fiscale. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopio Flex. Motostore di Nino D'Arrigo, concessionaria Honda per Messina e provincia, ritorna il mito 125, 150, 300 e sempre SH, il più amato ed ammirato, nuovi modelli tecnologici e sicuri, con accensione Smart Key e luci a LED in pronta consegna, in tutti i colori che vuoi e dalle migliori condizioni. Minimo anticipo e piccole rate a tasso zero per 48 mesi. Motostore, assistenza totale, ricambi originali. Lo sai, dove si lavora con il sorriso. In via Maddalena 118. Casa Musicale San Filippo, dal 1921, la gioia di vivere la musica. Ricchissimo assortimento di ogni genere di strumenti musicali, accessori ed editoria. Accoglienza, professionalità ed esperienza al servizio di ogni musicista di qualsiasi levatura. Per Sicilia e Calabria scegliete da noi il pianoforte preferito e la consegna sarà gratuita. La Casa Musicale San Filippo, oltre alla vendita in negozio, è anche ben organizzata per le vendite a distanza. Consultate il nostro sito www.sanfilippomusica.it. Portare a termine il vostro acquisto sarà semplicissimo. Per tutti i nostri clienti, finanziamenti e pagamenti rateizzati a tasso zero. Visitateci, siamo a 100 passi dalla stazione centrale. Casa Musicale San Filippo, ditta di eccellenza nazionale. Via La Farina 69, Messina. Fin da lontano 1939,
Il panificio Masino Arena rappresenta un punto di riferimento nella produzione di prodotti da forno messinesi. Un'accurata selezione delle materie prime ed un costante aggiornamento garantiscono al cliente l'eccellenza sulla propria tavola. Da noi puoi trovare, oltre alla produzione tipica, il pane di Tumminia e tanti altri tipi di pane preparati con grani antichi siciliani. Inoltre puoi gustare la focaccia messinese o in tanti altri gusti, i rustici della nostra tradizione ed una vasta produzione di dolci da forno e di lievitati tradizionali, come panettoni e colombe. Non esitare, vieni a trovarci. Siamo in via Consolare Pompea 162, Sant'Agata Messina. Panificio Masino Arena. Quando la tradizione incontra la qualità. Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del commercio. Abbiamo trattato appunto l'isola pedonale, abbiamo parlato di centri commerciali naturali e ne parliamo appunto con Alberto Parella, che è il presidente di Confesercenti Messina, che ringraziamo di essere qui con noi. Grazie a voi. Approfondiremo un po' questi argomenti appunto con una persona che sicuramente ha fatto tanto per il commercio qui a Messina e che ha portato avanti numerose iniziative che hanno avuto anche molto successo, dobbiamo dire. Ecco, cominciamo a parlare appunto dell'isola pedonale. Abbiamo parlato durante questa puntata, ci sono tante isole pedonali che sarebbero possibili, voi siete stati sempre favorevoli comunque a questo percorso di pedonalizzazione, ecco, però come dovrebbe essere un'isola pedonale che comunque può favorire il commercio e può creare anche aspettative buone per i commercianti? Ma come giustamente lei dice, noi da sempre abbiamo sposato il concetto, il progetto dell'isola pedonale. Isola pedonale perché sì, è uno spazio in cui si rappropriano i cittadini, ma sicuramente è un momento dove i commercianti possono avere delle risorse in più, possono sicuramente mettersi in gioco e dare una risposta a quello che è il commercio dei grossi centri commerciali. Ecco, lei era d'accordo con questa isola in Via dei Mille o pensava appunto ad allargare un po'? Si è parlato spesso per esempio della Rambla, no? Questo progetto della Rambla come a Barcellona, per portare un'isola pedonale che da Piazza Gairoli arrivasse appunto alla Dogana e poi collegare questo percorso con il crocierismo, con i crocieristi, per cercare di portarli anche nel centro commerciale, diciamo. Allora, a me piacerebbe scindere un attimino i due argomenti. Prima mi vorrei soffermare su quello che abbiamo assistito negli ultimi periodi sull'isola pedonale natalizia. Noi da sempre abbiamo ovviamente sostenuto l'associazione Mille Vetrine e l'isola pedonale di Via dei Mille, che sono stati precursori di questo concetto, sono stati dei commercianti lungimiranti che, mettendo mano al portafoglio, hanno deciso di intraprendere questo percorso, quindi noi lo sosteniamo in pieno. Quello che poi ovviamente dobbiamo valutare è una scelta più ampia, più condivisa, quindi con l'amministrazione comunale, per trovare un'area in generale che possa andare bene sia dal punto di vista viario o meno. Ma io non penso che la Via dei Mille escluda il Viale San Martino o il Viale San Martino escluda la Via dei Mille. Questo come premessa, mi sembrava doverosa. Per quanto riguarda il suo accenno alla Rambla, è un progetto che a me personalmente e anche come confederazione ci era sempre piaciuto. È un progetto che deve essere sviluppato, un progetto che si deve capire sempre la fattibilità e chi vuole anche investire, perché no? Perché in un'isola pedonale, in una Rambla, ci possono essere anche dei privati che possono investire. Quindi perché no? Che ben vengano queste progettazioni. Si parla spesso di centro commerciale naturale, spieghiamo ecco cos'è e soprattutto se è possibile realizzarlo in qualche parte della città o soltanto o allargarlo appunto a tutta la città. Beh, allargarlo a tutta la città mi sembra un po' un'utopia, visto anche quello che stiamo vedendo per 200 metri di strada. In teoria sì, si deve però, sempre anche lì ci vuole una programmazione. Il centro commerciale naturale, come dicevo, è la risposta al centro commerciale artificiale. Quindi i commercianti si consorziano, creano questo consorzio, diventa una sorta di condominio e quindi devono essere anche in grado di intercettare nuovamente il commercio, quindi con l'iniziativa, con la promozione, mettendo anche dei sistemi di videosorveglianza, quindi garantendo anche una maggiore sicurezza alla città. Possono creare delle fidelity card, quindi attirare anche con raccolta punti, sconti particolari. Certo, si innesca un meccanismo nuovo che in altre città si è dimostrato vincente, ma non da adesso, parliamo di circa 20 anni in Nord Italia.
Ecco, appunto, parlando di centro commerciale naturale, viene spontaneo anche parlare del brand Messina. Si è molto parlato, la stessa amministrazione è stato uno dei punti di forza della campagna elettorale. Ecco, secondo lei è possibile realizzare questo brand Messina e come? Quali sono, diciamo, la rete che si deve realizzare per cercare di portare avanti un brand che rappresenti tutte le peculiarità, le tradizioni della città di Messina? Ma è sicuramente un progetto ambizioso che mi trova pienamente d'accordo. Si deve trovare un insieme di fattori che possono realmente rilanciare il brand Messina, quindi capire o ridare la vocazione turistica, quindi l'affaccio al mare, recuperare l'affaccio al mare, ristaurare un discorso anche sul commercio, perché purtroppo la nostra città non ci sono più le mega industrie. E quel poco che c'era non c'è più, quindi dobbiamo anzi aiutare il commercio, ma questo lo dico veramente con la massima trasparenza e sincerità, perché aiutare il commercio in questo momento in città significa rimettere in moto quel movimento che genera un circolo virtuoso e genera PIL. Ecco, parlando del brand Messina, noi ci spontava parlare di una delle aree di Messina un po' dimenticata, che quella è la Fiera. Ecco, secondo lei come potrebbe essere utilizzata quest'area? Poi, parlando appunto sempre di brand Messina e di prodotti tipici, ecco, se secondo lei è possibile proprio creare un marchio, un brand appunto della città di Messina? Allora, per quanto riguarda la fiera, sicuramente si deve dare un nuovo ruolo appropriato a quello che sono i tempi moderni. Ci sono dei lavori in corso e secondo me un po' tutti dovremmo fare un discorso prima che l'autorità portuale faccia questa nuova gara d'appalto internazionale. È uno spazio immenso, io la vedo, vedo un duplice ruolo di quell'area, sia da far fruire ai cittadini, ma contestualmente creare delle strutture commerciali, ricettive, che possono dare linfa alla città. E su questo personalmente vedo un discorso molto condiviso con le altre associazioni di categorie, con la Camera di Commercio, con la città metropolitana e ovviamente col Comune e anche l'autorità portuale, mi sembra più che giusto. E sul brand, ecco, secondo te sarà possibile creare un brand dove raccogliere i prodotti tipici, sia essi enogastronomici o di altro tipo? Sicuramente, però lì entriamo in un discorso molto di marketing, quindi il brand deve essere poi pubblicizzato, si deve prima trovare cosa pubblicizzare, quindi cosa brandizzare, quindi ci vuole uno studio di persone che fanno questo di lavoro, individuare tutto quello da brandizzare, quindi poi da pubblicizzare con sotto il brand unico. È una strada vincente che in altre città hanno praticato e sta dando degli ottimi risultati. Voi avete realizzato dall'alto questo evento che è stato molto seguito, questo dello street food. Ecco, secondo lei questi eventi, farne diversi e in anche aree diverse della città, non soltanto al centro di Piazza Galore, potrebbe servire per sensibilizzare più anche le persone a recarsi in questi luoghi e quindi anche a comprare? Sicuramente, come ha risposto la città, è veramente importante. Qui scaturisce la volontà del cittadino di divertirsi, di socializzare, di stare insieme, quindi come giustamente lei dice si deve esportare anche in altre zone e trovare il modo, come ho detto io, defibrillare anche altre zone. Ecco, avete dei progetti intanto per quest'anno come Confesercenti e soprattutto pensate a anche, diciamo, valorizzare appunto come stiamo facendo ora delle zone che magari rispetto a Piazza Cairoli e Emille sono sicuramente più in ombra e dal punto di vista commerciale soffrono di più? Stiamo lavorando a vari progetti, abbiamo varie cose, però fondamentalmente la nostra mission è intanto stare accanto al commerciante, quindi non dobbiamo perdere la bussola e quindi andare sempre nella direzione proteggere, tutelare quello che sono le sue necessità giornaliere. Sicuramente l'aspetto credito che noi stiamo curando in questo momento e stiamo supportando tutte le aziende dando questa garanzia reale, dando il meglio credito. Quest'anno chiuderemo quasi a 10 milioni di euro, quindi sono veramente risorse importanti. Detto questo, cerchiamo di mettere in moto questi meccanismi che possono aiutare a svegliare altre zone della città. Non è facile, perché ci sono zone dove devi organizzare delle cose più piccole, che poi non ci sono gli spazi, e sicuramente anche le nuove circolari sulla sicurezza sono un po' impegnative, restrittive, e quindi anche impegnative a chi vuole organizzare determinate cose.
Poi siete battuti anche per conto naturalmente delle rapine. Negli ultimi tempi abbiamo visto che c'è stato un aumento veramente incredibile delle rapine in città, c'è stata questa tavola con appunto le forze dell'ordine. Quali sono stati i provvedimenti che avete scelto e quali adotterete? E poi si parla anche di un'altra problematica, quella della movida, purtroppo anche i rumori eccessivi certe volte creano dei disagi. Quindi parliamo a 360 gradi, no, sì, con piacere, anzi colgo l'occasione per ribadire, innanzitutto dopo un po' questa escalation di rapine che c'è stata, sia prima il prefetto e poi anche le sue eccellenze il questore si sono dimostrati molto vicini alla problematica. Dai numeri che abbiamo avuto modo di vedere, del numero delle rapine, c'è effettivamente un effetto contrario. Le rapine del 2018 sono diminuite allo stato attuale rispetto al 2017, però il percepito purtroppo è diverso, è quello che è cambiato. Sono state molte in pochi giorni. Molte in pochi giorni, anche purtroppo in maniera anche un po' cruenta, diciamo. E quindi. E comunque, fermo restando che non c'è stata questa escalation o questa impennata mostruosa, sia il prefetto che sua eccellenza il prefetto che il questore hanno ritenuto opportuno aumentare il presidio del territorio. Quindi infatti in giro già si vedono i motociclisti, il servizio antirapina, sia in borghese che con le moto, si rivede di nuovo il poliziotto di quartiere, hanno sicuramente dato più linfa. Poi abbiamo creato questo protocollo con questa azienda, che è quella che è autorizzata dal Ministero degli Interni, per cercare di mettere questo nuovo sistema di videosorveglianza che è direttamente collegato con la centrale operativa, a differenza dei vecchi sistemi che comunque transitavano dal numero unico, quindi comunque una perdita tra virgolette di tempo purtroppo, perché poi devono capire la problematica, devono smistare, quindi è una cosa molto più diretta e sicuramente non ha costi proibitivi, ma la cosa bella è che a parte l'aspetto della tutela del negozio che viene molto sorvegliata, quindi molto monitorata, anche l'aspetto esterno, perché collegando a questo sistema anche le telecamere dei negozi si crea una rete che la questura può tranquillamente monitorare in qualsiasi momento e hanno uno sguardo, un occhio attento, vigile, costante sulla città. E per la movida hai fatto anche lì un protocollo? Allora, per la movida abbiamo fatto secondo me una grande cosa, perché abbiamo capito il problema dei residenti, abbiamo cercato di conciliare il diritto al riposo sacrosanto di tutti noi cittadini, perché non dimentichiamoci che i commercianti sono anche cittadini, però cercando di tutelare anche quelli che sono un po' gli interessi legittimi degli imprenditori che vuole fare commercio, perché comunque la movida muove interessi economici, quindi dà lavoro a tanta gente, attività, soldi spesi, anche divertimento per la città, che viva adesso finalmente, perché magari quando ero più giovane spesso dovevamo andare a Taormina, non dimentichiamoci, cioè volevamo fare un po' di movida. E quindi abbiamo creato questo protocollo, le tre confederazioni, ci tengo a dirlo, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, tutte e tre insieme, un lavoro condiviso, abbiamo fatto un lavoro molto certosino su ogni singolo esercente, a prescindere se è associato con uno, con l'altro, con nessuno, proprio perché abbiamo capito l'importanza. E questo protocollo ovviamente è stato frutto di una trattativa col comune e abbiamo dato un punto di incontro e l'abbiamo fatto sottoscrivere ai nostri associati. Adesso l'assessore ha deciso giustamente di fare questa ordinanza sindacale, così ha gli strumenti anche per eventualmente prendere i provvedimenti per chi non si adegua. Che io sono perfettamente d'accordo all'ordinanza sindacale, perché è una tutela anche per chi ha firmato diciamo, l'autoregolamentazione, per evitare i soliti furbetti, che ci sono, perché abbiamo un'adesione a più del 90%, quindi se non è il 100% qualche furbetto c'è ed è giusto che venga punito. Sanzionato, certo. Ecco, concludendo, vi siete battuti tantissimo per questo costo eccessivo dell'occupazione del suolo, sappiamo
che anche un provvedimento, appunto una sentenza, ha dato ragione appunto ai commercianti. Ecco, ora cosa chiedete voi all'amministrazione? Sappiamo che già sono tantissime le tasse e chiaramente questa tassa dell'occupazione suolo deve essere aggiornata, deve tenere conto appunto di quelli che sono i tempi. Sì, ho iniziato un'interlocuzione sia con la commissione, con i consiglieri, con l'amministrazione, per cercare di intraprendere questo, portare avanti questo nuovo regolamento comunale che, come lei diceva, dopo la sentenza del TAR ha perso efficacia. Purtroppo in questi anni l'occupazione suolo si è rivelata veramente un'ennesima tassa molto pesante per chi vuol fare occupazione suolo. Io capisco le esigenze dell'amministrazione comunale, però ovviamente io desidero che anche l'altra parte capisca le esigenze di chi fa commercio. Sembrerebbe che la strada che abbiamo intrapreso porti a un risultato, a mio avviso, abbastanza buono, conciliante per entrambe le esigenze. Quindi cambierà naturalmente il regolamento. Il regolamento non c'è più in questo momento. Cioè verrà fatto in modo diverso. Deve essere fatto il nuovo regolamento, dove è giusto che chi paghi, perché è giusto che si paghi, però si paga il giusto. Messina non può essere paragonata a Roma, zona Colosseo, Venezia come coefficienti, altre città. È quello che noi da sempre abbiamo detto, che di fatto la sentenza del TAR ha ribadito. Beh, ringraziamo Alberto Varella per essere stato qui con noi, naturalmente ci occuperemo anche altre volte dei commercianti che sono il cuore pulsante economico della nostra città e speriamo insomma di trovare delle soluzioni insieme appropriate per i commercianti e per tutti gli altri cittadini. Grazie, grazie a voi e una buona serata. E adesso diamo la parola al maestro San Filippo con le sue poesie, sentiamo. In questo periodo natalizio registriamo delle poesie che riguardano il Natale. Le poesie sono diverse, ma io le leggerò una dopo l'altra, quindi come se fosse una sola. Dal nostro tenuo cuore diamo a tutti amore e da mattina a sera a Dio la preghiera di darci pane e pasta ed altro quanto basta. Amor nel nostro seno e ognun Natal sereno. O terra di Betlemme, tu divina, che un tempo Gesù in te ebbe il Natale, dal ciel disegno alla nuova dottrina, base del cristianesimo essenziale. Ogni bambino è gioia di famiglia, santo bambino lo fu per tutto il mondo. Arrivò qui il Messia, gran meraviglia, re d'universo intero a tutto tondo. Figlio divin, Dio ver, da Dio vero, il santo, il giusto, verità e amore. Nascita sua segna l'anno zero e il mondo grida, viva il creatore. Sacra sia la famiglia come allora, quella dell'oggi ed altra che verrà. Sappia che migliorare deve ogni ora, fin tutto il tempo dell'eternità. Gesù venne per noi e non per sé, bene a santa dottrina ognun conduce, tutti dobbiamo far meglio anche perché egli all'uomo donò l'eterna luce. Grazie o celeste della tua venuta, tu nostro padre, tu nostro signore, l'umanità con te sarà veduta perché tu il dono dell'eterno amore. Dono miglior del ciel che mondo ha avuto fu la venuta in esso di Gesù. Profetizzare tutto il Dio ha voluto e come va ti disser così fu. Con egli arrivò l'amore del divino perché parlò con la voce del Padre, ma smise manco per un soltantino e a fianco suo Maria celeste madre. Natale è la più grande festa in terra, e altra Pasqua, al risorgere da morte. Gesù predicò pace e mai la guerra, viva il Natale che al bene aprì le porte. Oggi la festa del Divin Natale, nonché nel mondo intero la principale, ben come allor 2000 anni già fu, dalla nascita del Signor Gesù. Disse porto l'amore tra gli umani e ancora amatevi più nel domani.
date in regalo sempre il vostro buon cuore, quello è segno miglior del vero amore. L'uno dell'altro nessun sia lo squalo, resti sempre l'amor miglior regalo. Sappiatevi guardar ben allo specchio, e chi ben ama non sarà mai vecchio. La festa del Natale, festa natalizia, per tutte una delizia. A lungo essa rimane, dura 2 settimane. Si scambiano gli auguri, si fanno gli scongiuri. La festa del Natale, festa fondamentale. E giorno dopo giorno, quasi è concluso l'anno, con altre feste intorno, arriva il Capodanno. Così famiglie attorno d'amarsi più sapranno. 3 feste nel Natale, Natale e Capodanno, Befana è la finale, mentre in mezzo resta il nuovo anno. Or da affetti emergenti, chi invita i genitori, chi invita altri parenti, si scambiano gli amori, si scambiano sentimenti, i cuori vicini stanno e in tal bei momenti arriva il Capodanno. Conclude la Befana, gran festa oggi cristiana. È festa dei bambini, anche dei ragazzini, festa dei ragazzotti, nonché dei giovanotti, festa dei genitori e pur di tutti i cuori, festa di tutti i nonni, magari degli insonni, festa d'ogni vivente, nonché da cuor sincero, e festa d'ogni gente, in quanto ven davvero il Padre onnipotente, il Dio del mondo intero. Un anno sembra non passare mai, ma il Capodanno arriva puntuale. Questa giornata è festa, già t'assai, festa nel mondo intero che molto vale. Il Capodanno, primo giorno dell'anno, di certo in testa con tanti primati, ben festeggiato come tutti sanno, e certamente un più dei festeggiati. Dai bei tempi lontani muove l'onda, verso l'amore, lotta non gli piace, vuol solo festa e non sferciar con fionda, ma l'uomo tarda a rendersi efficace. Per non cader nel fuoco o ardente brace, le guerre eliminar per il mondo in pace. Tutti vogliamo dagli altri cose buone, ma molte terre son di guerre invase. Per noi però facciamo l'eccezione e a Capodanno spariamo in nostre case. E dopo aver sparato quei gran botti, qualcuno ne paga qualche conseguenza. Ci sono feriti morti e oggetti rotti, e tanti dopo imploran provvidenza. In tutto spesso c'è esagerazione, magari diciamo non si è contenti mai, invece occorre tanta moderazione, ben divertirsi e non dir sempre dai. Divertimento solo in cose buone, così si eviterà di passar guai. Si esagera con botti a Capodanno, si esagera davvero, ma perché? Si pensa solo ad altri, arrivi il danno e tanto il guaio non succede a me. Succede può a chiunque e ove si trovi, e capitar potrà pertanto a te. È meglio quindi che nessun ci provi, botti lasciar, giocar del buon che c'è. Partita a carte, ver nulla scompiglia, a passatempo sol non ha denaro, sarà così tutto una meraviglia. Segue quindi un sincero augurio caro a ogni persona, nonché a ogni famiglia, il nuovo anno sia di un sereno raro. Sono la saggia nonna la Befana, e tra le nonne certo la più anziana.
faccio del bene a tutti e a nessun male, chiudo l'intere feste del Natale. I bimbi sono tutti a me devoti, sono la nonna e loro i miei nipoti. E grazie al grande affetto che mi danno, lavoro sol per essi tutto l'anno. Per i piccini mi impegno con amore e me non vengo a donargli il mio cuore. A tutti quanti voglio molto bene, perciò fatico e nessun mi trattiene. Ebbi al comando al tempo dal buon Dio e a far regali e sol compito mio. Alcuni dicono la vecchia befana, qualcuno invece la brutta befana. Sono l'anziana e la ricca italiana, piena di saggezza e di gran mente sana. Mi chiamano prodigio del divino e vado a consolare ogni bambino. Faccio la brava sempre con ardore e a tutti i bimbi dono assai calore. Non sono la cosiddetta strega brutta, nemmeno quella che un bel dì si butta. Sono la nonna per fanciulli amare, loro tesori in terra da curare. Per i bambini sono il tocca sana e sarò sempre la loro grande befana. Già nell'80 festa eliminata e dopo qualche anno ripristinata. Il 6 gennaio quindi festa pretendo, voglio un così bambini e li difendo. Battaglia fu dei pargoli e pur mia, quindi ripristinata per magia. Festivo il 6 gennaio tener bisogna e ancora udire il suon della zampogna. Bimbe futur del mondo il gran bel dono e anche gli adulti che da me non sono. Negli anziani presente la saggezza, perché dai sensi lor sprigione ebbrezza. Nonni e befan dei bimbi la poesia, per crescerli nel meglio che ci sia. Della befana manteniam la festa, e per futur tendenza sia pur questa. Vedremo sulla scopa come vola e che coi regali in figliol consola. Entrando dalla cappa del camino, porta calore e gioia a ogni bambino. Entra, posa il regalo di nascosto e vola ancora verso un altro posto. Le di regali sine a tanti e tanti ed accontenta sempre tutti quanti. Alla befan spedir una letterina e arriva a lei l'indomani mattina. Ella contenta gira il lungo in tondo, volando per fanciulli di tutto il mondo. Un augurio agli spettatori, un sentito augurio dal mio cuore che entri nel seno d'ogni spettatore e tra le grazie dal buon Dio avute pur lunga vita in piena salute. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini, un giaciglio confortevole per i nostri amici a quattro zampe. Il luogo giusto per distendere i muscoli e svuotare la mente. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopio Flex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi anallergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito, con dispositivo medico per usufruire di detrazione fiscale. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopio Flex.
Motostore di Nino D'Arrigo, concessionaria Honda per Messina e provincia, ritorna il Mito 125 150 300 e sempre SH, il più amato ed ammirato, nuovi modelli tecnologici e sicuri con accensione Smart Key e luci a LED in pronta consegna in tutti i colori che vuoi e dalle migliori condizioni, minimo anticipo e piccole rate a tasso zero per 48 mesi. Motostore, assistenza totale, ricambi originali. Lo sai, dove si lavora con il sorriso, in via Maddalena 118. Casa Musicale San Filippo, dal 1921, la gioia di vivere la musica. Ricchissimo assortimento di ogni genere di strumenti musicali, accessori ed editoria. Accoglienza, professionalità ed esperienza al servizio di ogni musicista di qualsiasi levatura. Per Sicilia e Calabria, scegliete da noi il pianoforte preferito e la consegna sarà gratuita. La Casa Musicale San Filippo, oltre alla vendita in negozio, è anche ben organizzata per le vendite a distanza. Consultate il nostro sito www.sanfilippomusica.it. Portare a termine il vostro acquisto sarà semplicissimo. Per tutti i nostri clienti, finanziamenti e pagamenti rateizzati a tasso zero. Visitateci, siamo a 100 passi dalla stazione centrale. Casa Musicale San Filippo, ditta di eccellenza nazionale. Via La Farina 69, Messina. Fin dal lontano 1939, il panificio Masino Arena rappresenta un punto di riferimento nella produzione di prodotti da forno messinesi. Un'accurata selezione delle materie prime ed un costante aggiornamento garantiscono al cliente l'eccellenza sulla propria tavola. Da noi puoi trovare, oltre alla produzione tipica, il pane di Tumminia e tanti altri tipi di pane preparati con grani antichi siciliani. Inoltre puoi gustare la focaccia messinese o in tanti altri gusti, i rustici della nostra tradizione ed una vasta produzione di dolci da forno e di lievitati tradizionali, come panettoni e colombe. Non esitare, vieni a trovarci. Siamo in via Consolare Pompea 162, Sant'Agata, Messina. Panificio Masino Arena. Quando la tradizione incontra la qualità. Termina anche questa nuova puntata di Tempo Scaduto, ringraziamo lo staff tecnico, il brigandino Antonio D'Arrigo e Alberto Lunghitano e ricordiamo le nostre mail a cui ci potete segnalare quelli che sono i vostri problemi o alcuni dei servizi che volete che noi possiamo attenzionare, che è temposcadutotv@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre il nostro sito internet messinaindiretta.it nel quale troverete tutte le puntate della nostra trasmissione. Vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi aspettiamo alla prossima puntata.